comunque anche noi siamo confermatari di questa mozione, che naturalmente secondo me fa onore a tutto il Consiglio Comunale. Volevo aggiungere delle questioni, delle riflessioni o meglio, e poi fare un'ulteriore proposta al primo firmatario della mozione. Allora, le ulteriori riflessioni sono queste. Si è utilizzata la parola sinergia, che mi sembra una parola chiave. Di fatto noi però stiamo procedendo in qualche modo a una politica di riduzione del danno, visto che si sta utilizzando questo parallelismo. Nel senso che quello che possiamo fare è appunto ridurre gli effetti di un meccanismo che inevitabilmente è più grosso di molto più grande della dimensione comunale. I numeri da capogiro che sono stati citati dal consigliere Valtolina la dicono lunga su questo fatto, ma ancora di più dovremmo riflettere sul fatto che nel nostro paese si finanziano degli interventi come la ricostruzione del terremoto in Abruzzo incentivando questo tipo di attività, perché lo sappiamo che dal 2009 la ricostruzione in Abruzzo è finanziata attraverso una quota parte degli introiti incamerati dall'erario attraverso la tassazione di queste attività. Di più, e qui torniamo un po' più indietro nel tempo, il decreto liberalizzazioni del 2006 dell'ex segretario del Partito Democratico è stato molto apprezzato per determinati aspetti ed effettivamente ha innovato un sacco molto la disciplina. Però dobbiamo ricordarci che andava a liberalizzare anche questo tipo di attività. Quindi la prima riflessione è questa. Noi adesso ci proponiamo di inviare ai rami del Parlamento questa mozione, se approvata come noi auspichiamo. Bisognerebbe dire, allegare un messaggio forte e chiaro al Parlamento, ovvero smettetela di approvare queste leggi che non fanno altro che incentivare il gioco d'azzardo, uno, e secondo, cerchiamo di essere tutti coerenti. Sinergia, bene, vuol dire che se io per caso sono un politico, ho una fondazione perché faccio politica, forse è disdicevole se ricevo i finanziamenti anche da chi invece promuove il gioco d'azzardo, o no? Cioè, altrimenti quello che stiamo facendo noi sono degli esercizi di stile, mentre invece il concreto, cioè il denaro, cioè pensiamo quanto è forte l'approvazione di una mozione in Consiglio Comunale a Monza o quanto è forte invece un ministro, un primo ministro, un politico di primo piano che invece dice: signori, io ho ricevuto un finanziamento da questa casa di giochi e non lo voglio e non lo prendo. La politica del rifiuto avrebbe molto più effetto sicuramente un gesto di questo tipo. Ora, mi rendo conto che poi i tempi sono ristretti, quindi tutti questi ulteriori argomentazioni e riflessioni probabilmente avrebbero bisogno di un dibattito e di un approfondimento. Una proposta concreta di emendamento, o meglio, di emendamento del terzo punto dispositivo di questa mozione. Si potrebbe, diciamo, chiedere comunque una particolare attenzione dai soggetti che sono preposti ai controlli a verificare il rispetto di queste regole. Quindi intraprendere e rafforzare l'azione della polizia locale al fine di far rispettare la normativa vigente e in particolare il divieto di utilizzo da parte dei minori di 18 anni. La possibilità di fornire un'alternativa rispetto ai giochi con vincite in denaro, di cui all'articolo 110,6 e 7 del testo unico che riguarda del TULPS, adesso non ricordo bene l'acronimo, e terzo, che il numero di apparecchi sia conforme a quello imposto proprio dal testo unico
e dalle ordinanze collegate in funzione ai metri quadri dell'esercizio in questione. Quindi sono delle misure concrete che rafforzano quindi l'indicazione di l'indirizzo di questa mozione. Adesso però parla il consigliere Fuggetta su quella precedente, prego. Grazie Presidente, ma la domanda è semplice e diretta, è un tema che non è assolutamente nuovo in Consiglio. Io la presentai questa a novembre del 2002, quindi quando si stava discutendo sicuramente di bilancio, in sede di variazione e assestamento di bilancio. Rimane un po' ecco questo tema, Assessore Marrazzo. A livello di strategia, quindi parliamo di un tempo medio e non immediato. Grazie. Grazie Assessore Marrazzo. Sì, infatti adesso ho colto il perché fu presentata in quel periodo, perché è normale pensare che per una strategia che si costruisce sul lungo periodo, quando si tratta di un tema così importante, è normale pensare che un'amministrazione insediata sia a giugno non possa per davvero produrre azioni che vadano nella direzione in cui lei con la sua appunto interpellanza indica chiaramente, cioè la diminuzione della spesa di un servizio che pesa molto per le casse comunali e per i contribuenti che per questo servizio contribuiscono per il 90% circa, adesso la percentuale è quasi precisa, ma potrebbe essere sbagliata di qualche centesimo. Il fatto di non aver risposto allora, voglio dire, al di là della tempestività, eccetera, forse in questo caso meglio così, ecco, perché qualche mese dopo siamo in grado di dire che cosa abbiamo fatto, anche se non di rivoluzionario o di definitivo. Intanto devo dire che noi abbiamo implementato quell'attività di controllo, perché purtroppo spesso avviene che nella raccolta differenziata, il multileggero, nel sacco giallo, nel bidone giallo, non sempre viene conferito correttamente, per cui spesso il 20% di quel rifiuto collocato impropriamente fa diminuire la qualità della differenziata. Ora, io credo che uno degli obiettivi sia quello di migliorare la collocazione all'interno dei vari contenitori il rifiuto giusto. E quel 20% non è poco, quel 20% che dovrebbe essere collocato nella differenziata, anche perché quando abbiamo un prodotto differenziato meglio selezionato ci permette anche di poter recuperare qualcosa di più, mi riferisco alla plastica, mi riferisco all'alluminio, mi riferisco all'acciaio, che ripeto è al vetro, no? E questo ci permette di avere un ritorno sicuramente più interessante rispetto a quello che abbiamo invece quando la raccolta differenziata presenta una percentuale di rifiuto improprio incoerente, così come i dati ci indicano. Noi abbiamo, a parte, continuato ad un'attività di sensibilizzazione dei cittadini, e devo dire che in questo caso la sensibilità è un fatto vero, è un fatto concreto. Noi speriamo naturalmente, come dire, di aumentare il rapporto di raccolta differenziata che oggi ha raggiunto il 60%, si è consolidato negli ultimi anni, e l'indifferenziata invece si attesta intorno al 40%. Che cosa stiamo cercando di fare? Oltre che aumentare il controllo che permetta appunto di individuare meglio e collocare meglio i prodotti cosiddetti di qualità. Stiamo anche cercando, anche magari, di ridurre con Corepla e Cial la produzione di imballaggi attraverso una serie di iniziative che stiamo portando avanti con il consorzio del rifiuti di Monza e Brianza, visto che siamo nel consorzio della Brianza milanese, stiamo cercando anche di fare in modo che la produzione di rifiuti si riduca. La produzione di imballaggi, scusate. Poi stiamo anche cercando di rivedere quelli che sono i prezzi del conferimento per quanto riguarda soprattutto l'indifferenziata e l'umido. Oggi quel 40% di indifferenziata, che significa collocare 20.000 tonnellate di rifiuti che costano perché purtroppo è un prezzo che forse allora era in linea,
ma che oggi è altissimo, pari a 95 euro a tonnellata. Voi sapete che su 20, basta fare i conti, 20.000 tonnellate di indifferenziata al costo di 95 euro a tonnellata sono qualcosa come 2 milioni di euro. 4 milioni di euro. Ora noi stiamo cercando e speriamo di riuscirci nel più breve tempo possibile, di riallineare i costi di conferimento, soprattutto per esempio dell'indifferenziata, che nel caso si dovesse ridurre di 10, 12, 13 euro, cosa che stiamo tentando di fare perché oggi i prezzi si sono allineati verso il basso, risparmiare 13 euro su 20.000 tonnellate sono 1.800.000 di risparmio, circa il 10% della spesa complessiva. Ora l'obiettivo non è soltanto quello di risparmiare e continuare a produrre rifiuti, speriamo, e d'altra parte nel programma del sindaco era stato indicato chiaramente qual è l'obiettivo e il compito che noi vogliamo impiegare per il ciclo integrato di gestione dei rifiuti, cosa che tra l'altro nella sua interpellanza viene puntualmente ricordato. Ora, ripeto, in qualche mese diciamo qualcosa è stato fatto, un maggior controllo, una maggiore sensibilità anche su questo versante, credo sia stato fatto molto e c'è stata una risposta sempre significativa da parte dei cittadini, poi vogliamo per davvero rivedere i costi di conferimento che oggi sono effettivamente diversi, oggi si possono ottenere costi diversi rispetto a quelli praticati come da contratto che è stato previsto qualche anno fa. Io non credo che si debba arrivare ad una azione che punti per esempio a colpire quei cittadini con delle multe che vanno da 25 a 500 euro nel caso dovessero con molta superficialità o magari semplicemente con così senso di trascuratezza andare a non fare praticare la raccolta differenziata. Noi cerchiamo di continuare con il nostro porta a porta, cerchiamo di fare in modo che il rifiuto costi meno ma soprattutto che si produca meno. Ora può darsi che in questo la crisi stia dimostrando come si produca meno rifiuti. Dalle 55.000 tonnellate negli ultimi anni, oggi noi ci attestiamo a 52.000, quindi con una riduzione del 7-8%. È la crisi che sta determinando questo aspetto. Le amministrazioni, di concerto con altri soggetti, dovranno soprattutto lavorare per la riduzione degli imballaggi che sono enormemente gravosi sull'intero ciclo dei rifiuti. Il fatto che sulla piattaforma oggi si faccia una maggiore attività, per esempio anche la possibilità di avviare delle riciclerie dei rifiuti, è anche un altro elemento che nel prossimo futuro noi vorremmo accompagnare con più determinazione per cercare anche di coinvolgere i cittadini, quindi anche qui un'attività di sensibilizzazione, e questo ci permette anche di poter ridurre significativamente i costi. Non so quanto si potrà ottenere nel prossimo anno, sicuramente è un impegno che non si riduce, non si conclude in un periodo brevissimo, in un periodo molto più lungo, però secondo noi possiamo per davvero modificare questa situazione che oggi costa molto e che non giova né al territorio e né al nostro ambiente, perché purtroppo anche questo è un elemento di cui dobbiamo assolutamente tener conto, perché non è soltanto l'aspetto economico, non è un impegno che ci deve riguardare. Anche il fatto che i rifiuti oggi significhi migliore tutela dell'ambiente e del territorio, dobbiamo metterlo allo stesso modo dell'aspetto economico. Quindi lavorare su più fronti è un impegno che noi vogliamo perseguire e magari nel prossimo futuro fare anche questa una bella, sana, franca discussione in Consiglio Comunale, cosa che tra l'altro al consigliere Fuggetta avevo detto di voler prevedere. Grazie. Consigliere Fuggetta. Grazie Presidente per una brevissima replica. No, allora, dunque io naturalmente ringrazio l'assessore Marrazzo, a me piace ascoltare queste risposte perché sono ricche di dati, ma non la voglio mettere in termini di soddisfazione o insoddisfazione, vorrei dire due cose semplicemente.
che naturalmente l'ispirazione per questa interrogazione veniva dal discorso più complessivo dell'assestamento e della variazione del bilancio. C'era grande preoccupazione a novembre, non che oggi ce ne sia di meno su questo tema, però nel mese di novembre eravamo forse tutti un po' più tesi su questo argomento, quindi da lì veniva l'ispirazione e quindi il focus errato solo sull'aspetto della spesa. Perché le do ragione. Il tema è diverso ed è quello della riduzione degli sprechi, quindi un tema più trasversale che riguarda certamente l'aspetto economico, ma riguarda molto anche l'aspetto di vita vissuta e del discorso dei materiali e di economia mondiale e quant'altro. Rammarico forse di aver posto la domanda al passato anziché al futuro. Cioè, non che cosa ha fatto la Giunta, perché ovviamente insediati a giugno, a novembre, su un tema del genere si poteva fare ben poco, ma invece di capire fino a che punto gli aspetti che io ho citato nella mia interpellanza, che riguardano il discorso dei rifiuti, erano libro dei sogni o un'intenzione concreta di andare a cambiare questo meccanismo. Io colgo l'invito dell'assessore e spero che da qui in avanti si possa veramente fare di questo tema un tema centrale, perché guardate che da uno inesperto, diciamo da un neofita come amministratore, io non credo di poter essere smentito se vado a dire che su questa voce veramente è una di quelle su cui possiamo lavorare diversamente dalle altre voci fisse del bilancio, che ne so, sui 33 milioni di personale, cioè che cosa vogliamo andare a fare? Avremmo bisogno anzi di altro personale per aumentare la qualità dei servizi di questo comune, semmai, mentre invece su questa voce potremmo e spero che andremo a incidere profondamente. Grazie. Non siamo un partito, non siamo una classe, siamo cittadini.